Un progetto sull'Alzheimer che ovviamente guarda agli anziani, ma guarda anche e soprattutto ai giovani ricercatori. Allora, sì, certo, il nostro progetto si basa soprattutto su fare diagnosi precoce di demenza, valutando un sintomo neuropsichiatrico molto comune che è l'apatia, quindi si valuterà se l'apatia è un fattore di rischio di demenza. Quindi noi includeremo pazienti con più di 50 anni con degli iniziali disturbi cognitivi e poi pazienti con ictus, quindi valuteremo un'ampia gamma di pazienti. Lo stato della ricerca in Italia e qui in Liguria in particolare. La ricerca è nell'ambito di questo tipo di malattie è molto attiva, quindi ci sono degli studi sperimentali per valutare nuovi trattamenti farmacologici per bloccare la progressione della demenza e poi ci sono anche degli studi sulla diagnosi precoce. Il passo in avanti principale che è stato fatto in questi anni dal punto di vista della ricerca. Allora, per quanto riguarda la ricerca nelle demenze, un grande passo avanti è stato quello di sviluppare delle nuove tecniche per fare diagnosi precoce, quindi la PET, i marcatori liquorali che stanno sempre più prendendo piede nell'ambito ligure.